davvero fondamentale per una corretta e seria esegesi di un testo così complesso come l'Apocalisse, scritto appunto secondo la letteratura apocalittica, quindi con allegorie, simbolismi, numerologie, noi comprendiamo di come il veggente di Patmos, Giovanni, scrive delle due bestie. Una bestia che viene dal mare, da identificarsi senza dubbio come l'impero oppressivo romano che tutto pervadeva e che tutto schiacciava, che in quegli anni fu anche motivo di gravissima persecuzione, mentre vediamo l'altra bestia come il sistema religioso dell'epoca che a sua volta appoggiava e favoriva ovviamente tutto questo. Naturalmente non si risolve tutto in un contesto storico, noi comprendiamo che ogni parola è per noi, quindi da quella che è una vicenda circoscritta, contingente, storica, noi comprendiamo anche l'attualizzazione in tutti quei momenti della storia in cui il potere oppressivo appoggiato da un sostegno, se vogliamo, filosofico o religioso, sono andati in contrasto con il disegno di Dio, cioè con la Chiesa. L'Apocalisse simbolicamente, partendo da un dato storico, ci annunzia anche la storia tutta, il nostro presente, ma soprattutto la vittoria finale di Cristo Gesù, agnello immolato ma ritto in piedi. Parla di risurrezione. Dio ha l'ultima parola nella storia. Gesù è il Signore della storia. Ogni cosa sarà alla fine ricapitolata in Cristo per quanti l'hanno seguito, amato e a Lui si sono affidati.